Ricette vegane sono tristi e senza sapore? Oggi ve ne mostro una che secondo me vi farà cambiare idea e che anche alle persone che mangiano carne come me possono apprezzare appieno. Oggi prepariamo assieme un curry vegano con del couscous. Ciao a tutti e bentornati sul mio canale per questo nuovo video del sabato. Io sono sempre Pasquale e sono il vostro Nutrition e Lifestyle Coach. Come sempre nei miei video del sabato mi occupo di farvi vedere delle ricette o di parlare del cibo, ma per lo più sotto un aspetto prettamente culinario, con una parte un po' più lunga dedicata alla preparazione della ricetta. Una decina di giorni fa avevo pubblicato una foto di questo piatto e che mi sono spazzolato praticamente men che non si dica, per quanto era buono, e l'avevo pubblicato sia sulla mia pagina Facebook che su quella Instagram, ed ho visto che era piaciuto parecchio, per cui ho pensato, perché non farvi vedere come lo preparo? Guardate, è veramente molto molto semplice. Alla fine di questa ricetta vi metto anche tutti i valori nutritivi, sia in termini di calorie che di macronutrienti, per cui carboidrati, proteine e grassi, e anche dei micronutrienti, per cui di sali minerali e vitamine. Il curry è una pietanza che viene preparata in diverse versioni ed è cucinata in molte parti del mondo. Le più famose vengono naturalmente dall'India, ma ci sono anche delle versioni giapponesi ed anche una a Singapore. Bene, ora partiamo con la ricetta. Le dosi che vi do qui sono per 4 persone, ma sono porzioni abbondanti, per cui potreste ricavarne più di 4 porzioni. Se siete come la mia di famiglia, sono sicuramente 4. Se invece siete persone normali, come la maggior parte della gente che esiste al mondo, forse arrivate a 5 o 6 porzioni. Io ho utilizzato i seguenti ingredienti: una scatola di fagioli rossi o una di ceci, a cui avrete drenato il liquido e che avete sciacquato per bene per eliminare l'eccesso di sale. Poi due cipolle rosse grandi, un peperone rosso, un peperone giallo, un cucchiaio di garam masala, un cucchiaio di curry medio e un cucchiaio di curcuma. Poi un cucchiaio di paprika, dolce per me, è un pezzo di zenzero della grandezza più o meno di un pollice, poi 200 g di couscous, meglio se integrale, un cucchiaio di olio extravergine d'oliva per il couscous, in più anche un poco di olio per cominciare a soffriggere le verdure, due spicchi di aglio, un broccolo, ma non uno scemo come me, intendo il vegetale, 50 g di noci miste e 100 g di latte di cocco. Sono un nutrizionista scemo. Se vi piace anche il gusto del piccante, potete anche optare di aggiungere un peperoncino piccante al mix. Io no, io come vi ho detto sempre sono un calabrese atipico e direi da rinnegare completamente. Bene, partiamo col procedimento e una volta che ho finito di cucinare il piatto, vi do anche tutti i dati nutrizionali. Bene, in una padella piuttosto capiente mettete a scaldare un poco di olio di oliva. Nel frattempo tagliate in modo abbastanza grossolano sia i due peperoni che le cipolle e naturalmente i broccoli. Sminuzzate l'aglio e lo zenzero. Ora aggiungete tutto il mix di verdure all'olio caldo. Se amate il piccante, questo è il momento giusto per tritare il peperoncino e aggiungerlo in padella. Contenti voi! Fate cuocere a un fuoco dolce in modo da non disperdere le vitamine che sono contenute nelle verdure e dopo 3-4 minuti di cottura potete cominciare ad aggiungere le spezie. Per cui aggiungiamo il cucchiaio di garam masala, quello di cumino, quello di curry medio per me, ma magari molto piccante per voi, quello di curcuma e della paprika dolce. Mescolate bene e a questo punto potete anche aggiungere il latte di cocco. Se volete una versione un po' più light, potete optare anche per dello yogurt intero al posto del latte di cocco. Darete un gusto un po' più acidulo al piatto, ma va bene uguale. Ora fate addensare un po' e alla fine della cottura aggiungete le noci miste oppure anche, in alternativa, dei semi misti, quelli che preferite voi. Evitate comunque di farli cucinare perché perderebbero in croccantezza. Io in generale tendo anche a mantenere le verdure abbastanza croccanti perché sono più ricche di vitamine e di sali minerali e anche perché mangerò pappette fra qualche anno, essendo vecchio, anche se lo sono già un po', per cui voglio utilizzare i pochi denti che mi sono rimasti per smangiucchiare qualcosa. Bene, questo è il momento in cui aggiungerete i legumi che terrete per pochissimo tempo a cucinare, giusto il tempo di scaldarsi perché sono praticamente già cotti all'interno delle scatole. Se li terrete troppo a lungo rischiate di spappolarli tutti. A questo punto prepariamo il couscous. Se avete optato per quello normale, fate come vi dico io adesso. Se invece avete scelto quello integrale, aggiungete dell'acqua in più. Bene, in una insalatiera aggiungo una tazza colma di couscous e poi a microonde scaldo la stessa quantità di acqua in modo da renderla bollente quasi quasi come l'Etna. E ora verso l'acqua bollente al di sopra del couscous e aggiungo un cucchiaio di olio extravergine di oliva, un poco di sale e un poco di pepe nero se vi vanno. Poi copro il tutto con un panno pulito. Quando il couscous avrà assorbito tutta l'acqua che avete aggiunto, bene, in quel momento sarà cotto. Come dicevo prima, se usate
fate quello integrale invece, essendo necessario un tempo di cottura un po' più lungo, aggiungerete una tazza e mezzo di acqua rispetto alla tazza di couscous. Comunque la confezione del couscous, quando la comprerete, riporterà sicuramente le quantità precise di utilizzare di acqua in funzione della quantità di couscous che utilizzate. A voi piace questo risultato? A me molto, e devo dirvi anche che apprezzo da carnivoro questa versione, la trovo abbastanza delicata e molto saporita. Ora, se avete altri 2 minuti di tempo, vi dico anche che cosa avete mangiato, nel senso quante calorie, quante vitamine e quanti sali e minerali. Bene, come potete vedere dal grafico che vi sto mostrando in sovraimpressione, vi faccio vedere sia i dettagli per i 100 grammi canonici che per la quantità che avete mangiato nella vostra porzione, per cui circa 440 grammi a testa. Dunque, la nostra porzione ci ha donato circa 483 kcal. Di questo pasto la composizione è stata di circa 50 grammi di carboidrati, di cui più di un terzo sono fibra alimentare, circa 17 grammi. Poi abbiamo 19 grammi di grassi, prevalentemente omega 6 e poliinsaturi, e inoltre 20 grammi di proteine. Ora passiamo ai micronutrienti. Qui il grafico è per 100 grammi, ma per la porzione che avete mangiato dovete semplicemente considerare 4 volte tanto l'apporto che vi mostro nella scheda. E comunque state tranquilli che vi aiuto io a fare i calcoli, sarò la vostra calcolatrice personale. Se guardiamo i minerali, notiamo subito il potassio con 256 mg, e questo significa che la nostra porzione ci ha donato circa 52% della nostra razione consigliata giornaliera. Poi il magnesio con 28 mg circa, e per cui il 32% della RDA per la nostra porzione. Da notare fra i minerali è sicuramente il manganese con 0,46 mg per 100 grammi, che ci portano ad avere per la nostra porzione il 96% di apporto consigliato giornaliero di questo prezioso minerale. Passiamo ora alle vitamine. Senza bisogno che io ve le faccia notare, ce ne sono 3 in particolare che sono molto presenti già per i 100 grammi, figuriamoci per la porzione del vostro pasto: la vitamina C con il 188% della RDA, la vitamina K1 con il 144% della RDA e la vitamina B9, i cosiddetti folati, per il 68% della RDA. Poi, come vedete, anche tutte le altre vitamine del gruppo B e la vitamina A sono presenti in ragguardevoli proporzioni e quantità. Se notate in basso ci trovate anche 2 acronimi, GI e GL, o come dicono in inglese GI e GL. Sono 2 acronimi che significano GI, indice glicemico, cioè la velocità con cui avviene l'assorbimento dei carboidrati e per cui la possibilità di creare picchi insulini. E come vedete il valore è molto basso. Poi ancora più basso è il valore del GL, cioè il carico glicemico del pasto, la quantità di carboidrati assorbiti nel pasto. Bene, io non voglio annoiarvi più di tanto con queste cose, però vi lascio il tempo di prepararvi questo piatto e di mangiarlo, e spero di avervi fatto venire una bella fame da lupotti. E il prossimo mercoledì il video sarà improntato sulla stevia e sugli altri dolcificanti alimentari alternativi allo zucchero. Mi raccomando, non perdetevelo, perché se proprio non potete fare a meno del gusto dolce, vediamo quali sono le possibili alternative allo zucchero e per ognuna analizzeremo i vantaggi e gli svantaggi. Vi ricordo che tutti i miei video del mercoledì, che sono quelli relativi alla divulgazione, sono anche pubblicati sotto forma di podcast, per cui solo audio, nel caso non abbiate tempo di stare a guardare video ma volete solo ascoltare il podcast mentre fate dell'altro. I miei podcast li potete trovare su iTunes, su Spreaker e su Spotify, basta che cerchiate Pasquale Riganello. Inoltre vi ricordo che sono sui social networks come Facebook ed Instagram, e da poco tempo anche su Twitter. E poi qui su YouTube, dove pubblico solo e esclusivamente i miei video. Se siete curiosi anche su chi io sia e su cosa faccia, potete visitare il mio sito internet www.healthmefood.com. Bene, vi lascio andare per oggi, non mi annoio più di tanto, mi è solo rimasto da dirvi eat well, live well and smile, e ci vediamo la prossima volta. Ciao!